Si può dire alcune cose sull'importanza di queste elezioni anche nell'ambito dell'Europa? Grazie. Io sono in difficoltà di intervenire dopo Maurizio. Ho lavorato perché... Ma posso raccontare brevissimamente fuori tema, per dire come lui è scrittore. Ogni tanto abbiamo fatto delle iniziative insieme. L'ultima volta che abbiamo fatto un'iniziativa mi ha regalato, perché ha visto che sbavavo, la sua pennina per il computer. Secondo voi che forma aveva? Bellissimo. Faccio vedere la cosa. Molto rapidamente, l'ha già detto Maurizio, un quarto di secolo della destra qui in Lombardia. Noi dobbiamo cogliere questa occasione proprio per cambiare pagina, perché abbiamo questa opportunità, e a questa opportunità veramente il grande valore aggiunto è Giorgio Goni, ma non solo. Secondo, abbiamo continuato a sentire in questi anni che non c'era differenza tra destra e sinistra. Non è per niente vero, in particolare per questa elezione. Guardate, c'è una sostanzialissima differenza tra la nostra visione europeista e quello che loro pensano dell'Europa, l'essere anti-Europa, anti-euro. C'è una differenza sostanziale tra quello che noi pensiamo sulla gestione dei flussi migratori e quello che pensano loro, le politiche di chiusura e di respingimento. C'è una differenza sostanziale tra quello che pensiamo noi, la nostra attenzione ai diritti civili, che giuro in questa legislatura abbiamo portato a casa dei risultati positivi, e quello che hanno fatto loro per cercare di impedircelo. Quindi la differenza è sostanziale. E ci possiamo andare avanti a fare questo elenco lunghissimo, ma rifletto proprio solo su questi tre punti. L'Europa. Guardate, il nostro europeismo di socialisti, ma non soltanto nostro, però noi rivendichiamo la maggiore età. 95 anni fa un socialista al Parlamento italiano ha parlato di Stati Uniti d'Europa. Matteo, 95 anni fa. Allora, ma in queste elezioni, che sono elezioni doppie, che sono nazionali e regionali, noi più o meno consapevolmente votiamo per l'Europa. E guardate, non è dire più Europa, non è appartaggio esclusivo di chi lo ha scritto nel simbolo, scusatemi, ma di tutti coloro che ci stanno lavorando da decenni. Non basta scriverlo nel simbolo, è utile, ma insomma a noi non possono dire niente sull'Europa. Allora, elezioni, tutte nazionali, regionali, tutte comportano la dimensione europea e Giorgio Gori capisce benissimo questa dimensione, ne abbiamo già parlato una volta. E bisogna mettere in evidenza questo legame per rendere più consapevole quello che è forse un po' inconsapevole. Guardate, l'Europa è importante per le regioni, ma le regioni sono importanti per l'Europa. Cito solo una frase di Jacques Delors che diceva, per far capire quanto le regioni contano per l'Europa, rimango profondamente convinto che la UE non potrà fare passi avanti, e pensate cosa è successo in questi ultimi anni, se non rimane profondamente radicata nelle sue diversità culturali e regionali. E qui l'Europa non l'ha fatto benissimo. E allora noi cosa possiamo fare? Noi che contributo possiamo dare? Che cosa possiamo chiedere a Giorgio, proporre e chiedere insieme di farlo in tema di Europa? Allora, voi sapete che le regioni sono chiamate ad implementare le politiche europee. Sono proprio le regioni che le implementano. Ma per implementare bene una cosa, uno deve partecipare alla definizione delle politiche. E allora la prima proposta, che è una proposta davvero ambiziosa, ma noi dobbiamo essere ambiziosi. Adesso cosa succede? La relazione tra regioni ed Europa. C'è il comitato delle regioni, 150 persone, rappresentanti delle regioni e anche delle città. E in teoria questo comitato delle regioni può incidere nella definizione delle politiche che le riguardano, ma è una funzione solo consultiva. Ragazzi, non funziona. E anche per dircelo chiaramente fra di noi, senza essere ipocriti, a volte questo comitato delle regioni è un po' una vetrina per chi va lì, e a volte anche occasione di turismo bruxellese. Ci basta? No. Noi dobbiamo avere l'ambizione di andare lì. Chi rappresenterà la regione Lombardia, a dire noi vogliamo cambiare questa parte di regole, perché il comitato delle regioni deve avere un potere di co-decisione, non consultivo, se ci ascoltano, no, potere di co-decisione. Ci vuole tempo? Sì,
Però noi dobbiamo mirare a questo, proprio perché le regioni sono importanti. E guardate, non è casuale che si stia andando adesso verso l'Europa delle piccole caprie, proprio perché le regioni non hanno svolto il ruolo e l'Europa non ha dato alle regioni l'importanza giusta. Quindi stiamo finendo nell'Europa delle piccole patrie. No, noi vogliamo l'Europa delle regioni. La seconda proposta riguarda la burocrazia. E vado un po' di corsa. Noi, lombardi, noi che faremo la giunta nostra, noi dobbiamo batterci perché la burocrazia non ammazzi le politiche regionali. Perché davvero a volte le ammazza, perché c'è anche la negligenza nella gestione dei fondi, ma il forte carico amministrativo che viene richiesto dai regolamenti non funziona e soprattutto garantisce i burocrati, non garantisce le regioni e l'implementazione delle politiche. E questa è la seconda richiesta che dobbiamo fare, cioè l'alleggerimento del carico amministrativo, perché serve a, come posso dire, a garantire i burocrati. Noi invece vogliamo che si garantiscano le politiche. E terza cosa, dobbiamo far diventare la giunta regionale, i singoli assessori e assessore, l'interfaccia delle istituzioni europee. Politiche agricole, bene. O politiche sociali, bene. O politiche della ricerca e dell'università, di no. Ci si interfaccia con la regione, è possibile. E chi lo fa porta a casa molto, ma non solo in termini di soldi, perché noi oggettivamente la Lombardia è brava a partecipare ai bandi sulla ricerca, sull'innovazione, ma l'Europa non può essere solo un banco, ma noi dobbiamo davvero essere il ponte, assessori, istituzione europea, e farla funzionare così. Sono tre proposte molto ambiziose, ma se noi non facciamo questa cosa, noi rischiamo di ritrovarci in una situazione in cui l'Europa rompe, disturba, non fa niente, ci impone, e invece è una risorsa preziosissima, ma anche le regioni si svolgono il loro ruolo nella relazione con l'Europa. Anche le regioni sono preziose. Basta. Una brevissima riflessione sui migranti. Ecco, io credo che su questo tema si segnino le maggiori differenze tra loro e noi. Guardate, in questi 5 anni abbiamo lavorato con Mare Nostrum e abbiamo salvato migliaia di vite. Abbiamo lavorato il piano Minniti, che sta dimostrando che il fenomeno può essere controllato e gestito. E sul tema dei migranti noi abbiamo qui il sindaco più coraggioso d'Italia, perché è sempre stato chiarissimo su questo tema, anche a volte mettendo in imbarazzo i suoi colleghi di partito, perché ha una visione chiara, onesta, e Giorgio Gori è capace anche di dire cose che non piacciono alla pancia delle persone, ma che vanno dette, perché vanno affrontate. E quindi sul tema dei migranti Giorgio Gori segna una differenza sostanziale, e noi siamo assolutamente d'accordo con lui, soprattutto in tema di diritti. Io non so se voi ricevete, come ricevo io e ritwitto, i suoi messaggi in tema di programmi. Allora, lui si è pronunciato chiaramente a favore dei diritti, Giorgio Gori. Diritto alla salute, diritto al lavoro, diritto alle pari opportunità, diritto allo studio, diritto di essere madri senza perdere il posto di lavoro. Che sono le cose che abbiamo sempre detto. Non stanno molto succedendo in questa regione. Ecco, allora siamo proprio in assoluta sintonia, e sono, possiamo dire, le politiche socialiste, quelle che abbiamo sempre portato avanti, sono le politiche di sinistra, ed è per questo che io sono rimasta, vi assicuro, incredula, e ho cercato di scongiurare questa scelta folle di Liberi e Uguali di andare da soli con un loro candidato. Davvero, io non riesco a vedere in questa scelta che una, come posso dire, una spaccatura masochistica, ma sinceramente io credo che farà più male a loro, certo, che a noi. Perché il senso dell'insieme di cui ci hai parlato tu, Maurizio, cosa vuol dire? Che noi vinceremo da soli. Noi dobbiamo vincere da soli. Dobbiamo lavorare pancia a terra, non perdere un minuto, non perdere un'occasione, non smettere di contattare persone, ma soprattutto quelle che conosciamo, non fra di noi, ma da noi verso le persone più diverse, più lontane, perché raccontando queste cose io credo che ci penseranno. E vinceremo. Vinceremo da soli, dobbiamo essere impegnati a farlo, perché abbiamo il programma giusto e il candidato giusto per farlo. E lo faremo.